Rilanciati dal pareggio contro il Perugia e dalla vittoria in rimonta contro l'Ancona, Vi Spesaro e Sestri Levante cercano ulteriori conferme in una sfida che vale per la corsa a salvezza, appena un punto a separare in classifica le due formazioni che si trovano per la prima volta l'una di fronte all'altra in campo marchigiano a livello professionistico. Parte meglio la Vi Spesaro a provare a sfruttare una situazione da palla da fermo, con il tentativo di inserimento sotto misura da parte di Silla, vanificato dalla chiamata dell'arbitro Zoppi. È un Vi Spesaro che sugli sviluppi di palla inattiva si rende particolarmente insidiosa e che trova al minuto 30 il gol del vantaggio, a firmarlo ancora Carson, già segno al Curi per il definitivo gol del pari, secondo centro in stagione per l'attaccante islandese arrivato dal Venezia in prestito, che in carriera ha avuto anche la possibilità di essere compagno di squadra al Molde di un certo Haaland. Attacca la porta con cattiveria sul tiro cross da parte di Capitan Di Paola, che aveva precedentemente battuto il calcio d'angolo. È un vantaggio al quale il Sestri Levante si ribella subito con il tentativo del suo miglior marcatore stagionale, Forte, con il destro che però non scende a sufficienza. 8 i centri realizzati sin qui in stagione per l'attaccante di Scuola Milan, e che ha contribuito a 7 gol nelle ultime 6 partite ufficiali. Sono però le prove generali della rete del pari, azione bellissima, quasi rugbistica, palla alla mano, chiusa dal sinistro all'incrocio da parte di Sandri, seconda rete in stagione per il centrocampista Scuola Torino, arrivato solamente ad ottobre da svincolato dopo la rete all'Olbia del 26 novembre scorso. Va a raccogliere l'appoggio di Silvano Raggio Garibaldi, un'azione avviata da Furno. Il velo di Forte, tocco dentro, quasi un rigore in movimento per il pari del Sestri Levante. Una squadra che non vince peraltro dal 16 settembre in trasferta e che prova dunque a trovare fiducia dopo il gol del pari, ma è ancora la Vi Spesaro con la prepotenza atletica di Silla a creare una palla gol clamorosa che da Pozzo si divora così in un inserimento dalle retrovie nell'ultimo degli 8 minuti di recupero concessi per il grave infortunio al capitano del Sestri Levante, Oliana, uscito dopo 17 minuti. Anche ad inizio ripresa è la formazione di casa che prova a creare i presupposti migliori, ancora una volta sui sviluppi di un paio di calci di punizione. Qua lo stacco di Carson che si perde di poco fuori, la barida che procede anche con l'ingresso dei subentranti. Qui è Ceccacci che col diagonale di destro fa le prove generali con il vantaggio, nuovo vantaggio che arriva al minuto 90. Palla dentro, clamoroso buco della linea difensiva del Sestri Levante, ancora Carson a firmare la sua prima doppietta italiana, né con la maglia del Venezia né con quella della Virtus Francavilla, tanto meno con quella del Siena, aveva trovato 2 gol nella stessa partita, diventano 3 nelle ultime 2 giornate. Sembra fatta per la squadra di Banchieri, nonostante i 5 minuti di recupero accordati dall'arbitro nel secondo di questi. Pallone dentro, anche qui voragine difensiva, e Parlanti, capitano, dopo l'uscita da parte di Oliana, trova il gol del 2-2. È il primo da professionista per il centrocampista classe 2004, cresciuto proprio nel vivaio del Sestri Levante. Controllo con il petto e pallonetto sull'uscita di Fortin. È la rete che fissa il punteggio sul definitivo 2-2. Una partita che sicuramente lascia più rimpianti per la Vi Spesaro, che rimanda un appuntamento con la vittoria interna che manca ormai dallo scorso 22 ottobre.